E ripartiamo questo ciclo di trasmissioni per il 2023 e ritrovando la nostra germana, la nostra carissima Germana Corsi. Ciao Germana. Ciao Fabio, salve a tutti. Oggi so che qui affronterai un tema molto importante e che ti è stato chiesto di affrontare e tra poco scopriremo da chi, e quindi a te la parola. Sì. Io veramente ho stentato un poco a trovare l'ispirazione per questo primo incontro del nuovo anno, perché sono molto presa dall'apertura del nuovo centro di cui stiamo ancora cercando il nome, ma che dovrà contenere per forza un termine luminoso tipo punto di luce, ponte di luce, insomma qualcosa che faccia pensare alla luce della conoscenza, della consapevolezza, dell'amore verso se stessi e gli altri. Ma poi il pensiero che in questo nuovo anno Plutone, il grande e potente dio degli inferi, ma anche il pianeta legato al potere, comincerà a lasciare il segno del Capricorno per passare nell'Acquario, mi ha scatenato una serie di considerazioni di vario genere che intendo condividere con voi. Forse molte delle persone che mi stanno ascoltando, specie quelle più giovani, non si ricordano che esattamente 10 anni fa i media erano impazziti per la famosa profezia Maya della fine del mondo, che aveva fatto versare fiumi d'inchiostro già da qualche anno prima. Ma poi, passato il famigerato 21 dicembre del 2012, era caduto tutto nel dimenticatoio, come succede spesso alle notizie del nostro mondo straveloce, che dimentica presto per passare superficialmente ad altro. Soprattutto nei mesi precedenti al dicembre 2012 erano usciti libri, articoli, interviste che si erano spinte fino a parlare di pericoli sospesi sulla testa dei poveri terrestri, tutti molto catastrofici, come essere inghiottiti da un immenso buco nero, prelevati da navi aliene per essere messi in salvezza, mentre la nostra cara Terra era sconvolta da cataclismi di tutti i generi, compreso il capovolgimento dei poli terrestri in una sola notte. Confesso che me ne ero dimenticata anch'io, ma proprio pensando a Plutone, che inaugurerà un nuovo corso, mi è ritornata alla mente questa follia e ho pensato che i Maya, che erano degli autentici viaggiatori del tempo, forse avevano intuito che a partire da questa data, appunto 2012, così lontana dal loro mondo, sarebbe iniziato un nuovo ciclo temporale per la Terra. Mi spiego. Scusate, ma io sono portata ad andare sempre a fondo le cose, non posso, e fa parte della mia natura. La straordinaria cultura dei Maya, fiorita nei primi 9 secoli della nostra era, era stata preceduta da una cultura molto misteriosa, quella degli Olmechi, che hanno lasciato quelle colossali teste dai tratti negroidi, ma anche bassorilievi con tratti caucasici e un'importante eredità culturale. Caucasici quindi non venivano, venivano da altri posti. Gli archeologi tradizionali non hanno mai preso in considerazione l'ipotesi che popolazioni provenienti da aree molto lontane, come il Nord Africa o l'Europa stessa, potessero essere giunte fino nelle Americhe molto prima di Cristoforo Colombo. Però gli indizi per questa tesi ci sono. E in tutto il mondo ci sono anche indizi che parlano dell'esistenza di un'antichissima civiltà che ha lasciato monumenti megalitici simili a quelli degli Olmechi, quindi un'origine comune, diciamo, dall'Egitto all'Europa, e che poi è scomparsa, forse in seguito a un cataclisma come il diluvio, descritto da quasi tutte le antiche culture. E questa civiltà, oltre a essere stata in grado di erigere, non si sa ancora come, costruzioni con blocchi da 200 a 1000 tonnellate, orientate secondo le costellazioni nel cielo o le posizioni del sole durante i solstizi e gli equinozi,
aveva certamente altre preziose conoscenze, che si sono in parte perdute. Sicuramente una conoscenza approfondita del cielo, e anche quella di fare delle previsioni in base all'allineamento dei corpi celesti, previsioni che non riguardavano solamente i singoli individui, ma l'intera umanità. Vengo al dunque. Nel gennaio del 2012 ero in Messico con un gruppo di sciamani del posto, che mi avevano parlato di una misteriosa stela in pietra rinvenuta in un sito maya dell'età classica, Tortuguero, e che ora si trova parte in un museo di Villa Hermosa nello stato di Tabasco e un'altra parte a New York nel Metropolitan Museum of Art. I Maya probabilmente avevano ereditato attraverso gli Olmechi conoscenze molto specifiche riguardo il computo del tempo e di conseguenza avevano sviluppato ben 3 calendari completamente diversi da quelli in uso nel resto del mondo. Uno di 260 giorni, chiamato Tzolk'in, considerato sacro e usato per le profezie e divinazioni. Uno di 365 giorni e il cosiddetto conto lungo, un ciclo di 5.125 anni che cominciava, riconvertito nel nostro calendario gregoriano, all'11 agosto del 3.114 a.C., combinazione in piena epoca sumerica dei Sumeri, altra grande cultura, diciamo. Pare che questa data, per loro, questo 3114, indicasse una creazione del mondo, dico una e non la creazione del mondo, quella della Genesi, diciamo, perché la loro complessa cosmologia prevedeva più creazioni. La fine di questo ciclo, iniziato nel 3114 a.C., corrispondeva appunto al 21 dicembre del 2012, sempre facendo la trasposizione tra il loro calendario e il nostro. A questo punto, alcuni seri studiosi del calendario Maya, che conoscevano questa stele, avevano ipotizzato che i Maya, da grandi conoscitori del cielo, sapessero in anticipo su di noi che alla fine di questo lungo periodo il nostro Sole si sarebbe trovato in un importante allineamento con il centro della nostra galassia. La nostra galassia, la Via Lattea, il centro si trova nella costellazione del Sagittario. Ma da questa loro innocua deduzione, loro hanno detto semplicemente, avranno capito di un allineamento importante e particolare, e ne hanno parlato, hanno scritto. E poi da questa proprio innocua deduzione è partita, con un tantam ossessivo, tutta la fuffa sulla fine del mondo, naturalmente frutto di una perversa interpretazione fantasiosa, perché la fantasia va bene, ma quando è perversa un po' no, perché il catastrofismo paga sempre in termini di successo e di denaro. Però il testo scolpito sulla stele non parla di disastri cosmici, riporta semplicemente le due date di inizio e di fine di un ciclo e niente di più. Sicuramente l'iniziale data del 3114, da cui parte tutta la vicenda, tutta questa strana vicenda, non era una data scelta a caso. I Maya hanno sempre avuto una straordinaria tradizione sciamanica, che aveva una visione allargata all'intero universo visibile e una cosmologia basata su di un'osservazione attenta del cielo, con grande importanza data al pianeta Venere, alle Pleiadi, e alla stessa Via Lattea, questo ammasso stellare denso che sembra un fiume che attraversa la volta del cielo e che ospita il nostro sistema solare in uno dei suoi rami periferici, perché noi non siamo al centro del mondo, siamo proprio in un ramo periferico di una delle tante galassie. Ma torniamo a Plutone, che lascerà dal marzo al giugno di quest'anno il segno del Capricorno, nel quale ha sguazzato dal 2008, comportandosi all'altezza della sua fama. Perché nel settembre del 2008, perdonatemi, mi sono sbagliata,
Allora, dal marzo al giugno di quest'anno lascia sì il posto all'acquario, e però poi torna dopo giugno, perché è un accenno di abbandono del segno del Capricorno. E quindi lui ha sguazzato dal 2008 nel segno del Capricorno e si è comportato all'altezza della sua fama, perché nel settembre del 2008, se ben ricordiamo, è scoppiata la famosa crisi finanziaria americana, quella della banca Lehman Brothers, alla quale poi è seguita la crisi nell'Europa e la crisi in Italia. E se poi ci mettiamo tutto quanto accaduto negli ultimi 3 anni, si può dire che questo dio degli inferi abbia dato il meglio di sé, schiacciandoci come massa, anche perché uno dei suoi simboli è il potere, e il segno del Capricorno lo incarna al suo massimo. Plutone è sempre Plutone, ma a seconda del segno in cui si trova, diciamo, si alleggerisce oppure no. Ma con lo spostamento in acquario, che sarà momentaneo per un po' di mesi in quest'anno, ma poi diventerà molto solido, forse comincia a delinearsi quel mondo nuovo, quel nuovo ciclo di tempo che i Maya avevano ipotizzato, proiettandosi in un lontano futuro, pur sapendo che non l'avrebbero visto di persona, ma loro avevano questa capacità di visione. E comunque i 12 anni che vanno dal 2012 al 2024, l'anno prossimo, l'anno nel quale Plutone si fermerà stabile in acquario, dove resterà fino al 2044, sono un discreto periodo di tempo per le nostre limitate vite umane, ma nei tempi cosmici sono proprio un soffio di vento, per cui ci sta che veramente nel 2012 sia partito un nuovo ciclo, ci sta che siccome è cosmico ha dei tempi lunghi ovviamente, e quindi comincerà piano piano a far vedere i suoi effetti. Rimangono molte domande, tipo quella di dove ci potrà portare questo inizio. Questo non lo so, e penso neanche voi, cari ascoltatori di Border Night. Ma potrà servire rimanere vigili e consapevoli che la parte ombra non si lascerà scalzare così facilmente, perché dopo questo breve passaggio in quest'anno di Plutone in acquario, appunto da marzo fino a giugno, torna in Capricorno, il che vuol dire che la parte ombra, diciamo, tirerà sulla testa ancora. E però noi dobbiamo anche pensare che l'energia di questo Plutone acquariano, che è molto più leggera di quella che abbiamo sperimentato nel Capricorno, forse ci potrà fare dei passi avanti nella nostra crescita evolutiva, che poi è lo scopo tutto della vita. Per capire un poco di più che tipo d'aria tirerà, ho dato un'occhiata a cosa è successo 250 anni fa, perché gli studiosi si comportano così, ed io sono chiaramente una studiosa dell'astrologia anche. Comunque Plutone, quando 2500 anni fa aveva di nuovo lasciato il Capricorno per entrare in acquario nel gennaio del 1774, dove è rimasto fino al 1794. Il pianeta è sempre lo stesso e si riferisce alla capacità di realizzazione creativa che ognuno di noi ha, anche se in misura diversa, alla capacità di intrigo e menzogna, è sempre il dio degli inferi, al legame con l'inconscio che ospita le parti ombra che tutti noi possediamo. Si riferisce però anche alle ricchezze che il sottosuolo possiede, a partire dal petrolio, ai minerali preziosi e alle famose terre rare che sono così ricercate. E quando questo pianeta transita in segni come Capricorno, che già di loro privilegiano il potere, ecco che si carica ulteriormente di energia dominante. 250 anni fa il quadro politico, sociale ed economico non potrebbe essere stato più diverso. Ma era realmente così diverso? E anche allora il soggiorno in Capricorno aveva visto governanti amanti più del potere che del benessere dei loro sudditi, e situazioni in cui la libertà era stata messa più volte in pericolo, esattamente come abbiamo vissuto noi. Comunque la reazione allora era stata la seguente. Io ho guardato un po' nel passato per capire
così. 1775, inizio della rivoluzione americana, con la nascita nel luglio del 1776 degli Stati dell'Unione, e l'acquario, Plutone in acquario, era arrivato appena l'anno prima. 1786, il Granducato di Toscana abolisce per primo al mondo la pena di morte, che è una forma anche quella lì di potere. Luglio del 1789, presa della Bastiglia a Parigi e inizio della Rivoluzione francese. Nell'agosto, dichiarazione dei diritti dell'uomo, grande passo per l'umanità tutta. Poi nell'agosto del 1792 cade la monarchia francese con il sanguinoso seguito. Decisamente un periodo movimentato, direi. Naturalmente questi moti rivoluzionari erano stati preparati da condizioni di oppressione e di ingiustizia, soprattutto durante il periodo di Plutone in Capricorno. E questa diciamo preparazione di oppressione e di ingiustizia, adesso come adesso, mi fa pensare a molte cose, ma proprio quella più viva che sento in modo particolare è l'attuale situazione in Iran. In acquario Plutone diventa più leggero, molla la presa. L'acquario ama la libertà, l'indipendenza di pensiero, la rottura degli schemi. In acquario Plutone incontra la volontà di metamorfosi di Nettuno, che qui è in esaltazione. Tutto quanto si sta formando diventa più chiaro. Si sta formando una nuova pianta, sta mettendo radici. Io è quello che penso, che si stia formando qualcosa di nuovo. E anch'io, assieme ad altre due signore, stiamo formando una nuova pianta, e l'inizio d'anno ha visto arrivare un grande dono. Un lungo colloquio con un essere appartenente al mondo spirituale e che si è assunto, assieme ai suoi confratelli, il compito di guidare la nostra piccola navicella con le tre Marie. Sapete, le tre Marie che sono partite alla volta della Francia, che sono in ordine decrescente di anni, a partire da me che ne ho più di 80, si scende a 60 e l'ultima con metà dei miei anni. C'è la solidità del mio segno di terra, l'aria leggera dei gemelli, per finire col fuoco dell'Ariete. Coraggiose, determinate e tutte e tre antiche adepte dell'energia di Michele, con varie incarnazioni alle spalle come sacerdotesse di questa energia, che è presente da sempre sulla Terra, anche se con nomi diversi, a seconda del periodo storico e della cultura di appartenenza. Da tempo Fausto Carotenuto va dicendo che, come reazione al tentativo di bloccare l'evoluzione dei terrestri, Michele, il grande combattente dell'oscurità, è tornato alla grande sin dal 1879 e si fermerà almeno per 350 anni per consolidare il ritorno della luce. E noi abbiamo risposto all'appello, se siamo state sacerdotesse di questa energia. Io adesso lo chiamo molto familiarmente Michele, ma diciamo l'arcangelo San Michele. E noi abbiamo risposto all'appello e siamo disponibili per quello che potremo fare. Poi tanto sarà l'insieme di tante piccole lucine che faranno la differenza negli anni a venire. Questo essere che è arrivato nell'incontro di canalizzazione ha detto di appartenere alla schiera degli Elohim, un gruppo di energie di grado elevato che fanno parte della sfera creatrice. Il termine Elohim, che è il plurale di El è un termine semitico, delle lingue semitiche, come l'arabo e l'ebraico, possiamo tradurlo con Dio nella nostra lingua. Stranamente nei testi antichi viene a volte usato con il verbo al singolare e altre volte con il verbo al plurale. Penso a seconda che ci si riferisca al singolo o all'insieme. Loro comunque, diciamo questo essere che è arrivato singolare, comunque ci ha tenuto a dire che loro si considerano come un insieme, l'unità.
A quanto pare, e questo era per una lezione per noi ovviamente, noi esseri umani che si consideriamo invece così separati e spesso nemici gli uni con gli altri, a quanto pare hanno scelto di non incarnarsi nella materia, io l'ho finito di domande, cosa invece che noi terrestri abbiamo fatto, cadendo noi quindi abbiamo scelto la materia e siamo caduti quindi, come il racconto di Adamo ed Eva illustra chiaramente, nella materia. Però combinazione con le varie religioni questa materia ha preso subito la connotazione di peccato, con la conseguenza che per il solo fatto di essere incarnati siamo peccatori, siamo nati tutti con un peccato originale, soprattutto la religione cattolica. E comunque tanto per tenerci buoni, col senso di colpa, perché se siamo già nati con un peccato poi ne faremo degli altri, se la prendiamo sul serio questa cosa, siamo schiacciati dal senso di colpa, così ce ne stiamo buonini. Mentre ovviamente loro parlano di libero arbitrio, grande regalo che viene fatto a tutti, e con esso la libertà di scelta tra la luce e l'ombra. Questo essere ci ha detto che loro hanno seguito tutto il processo della nascita della vita sulla Terra, intervenendo direttamente solo raramente. In questo processo sono stati aiutati anche da essere incarnati, da essere terrestri, che riusci però, particolari esseri particolari, che riuscivano a collegarsi con loro e con l'energia universale per usarla per l'evoluzione della vita sulla Terra. E c'è stata, siamo partiti dalle piccole espressioni di vita nell'acqua e siamo arrivati a noi. Quando ho fatto dei nomi, lui ha parlato di questi esseri che erano già evoluti e che hanno fatto la loro parte per contribuire a questa evoluzione, e a me mi è venuto in mente un essere mitico, ma che forse è vissuto davvero, come Ermete Trismegisto, qualche filosofo greco, Buddha, ho detto questi nomi, invece lui mi ha risposto che non si è trattato di loro, che avevano sicuramente, erano degli iniziati, ma non a quel livello, ma di esseri molto più potenti e vissuti molto tempo prima di questi esseri, e che hanno contribuito anche loro a portare la vita, a far crescere la vita. A quanto pare queste energie degli Elohim, come me le ha illustrate lui, adesso gli dico lui perché come essere umano io non posso altro che pensare a un essere un po' concreto, diciamo, altrimenti mi perdo. A quanto pare queste energie sono intercambiabili, di questi Elohim, a seconda delle necessità di manifestazione. Tutti questi sono concetti difficilmente comprensibili alla comune mente umana, che non riesce a percepire le infinite dimensioni e manifestazioni presenti nell'universo. E queste infinite dimensioni e manifestazioni di vita sono tutte uscite da una fonte che possiamo chiamare coscienza universale, che molti altri chiamano Dio, io mi sento di chiamarlo invece coscienza universale, e da cui deriva quel concetto dell'uno e del molteplice che è stato chiaro, molto caro, ai filosofi neoplatonici, come Plotino, ad esempio. La cosa che mi ha molto colpito di questo incontro, che è stato però un vero e proprio regalo, è l'affermazione che noi tutti esseri incarnati possiamo contribuire alla crescita della fonte primaria di questa coscienza universale, con le nostre sette di vita, essendo tutti collegati, proveniendo da questa fonte, è chiaro che tutto quello che facciamo, e non metto tutte le nostre sette di vita, che sono comunque vita, vanno a confluire in questa coscienza universale, proprio perché siamo collegati. E quindi questo mi fa capire che tutto è in movimento, che non c'è staticità. Tutto in evoluzione, tutto in movimento, ma soprattutto tutto in collegamento. Negli ultimi tempi ho ascoltato i vari incontri che Fausto Carotenuto ha fatto con Fabio, e dai quali traspare sempre che la vera ricetta da tirare fuori dal cappello nella vita è l'amore.
ed è quanto è emerso anche in questo potente incontro con questo essere specialissimo. L'Elohim che ha voluto comunicare con noi, perché ha usato una persona che fa da tramite, io ho fatto le domande, ma in effetti serviva per noi tre e per tutti, ovviamente, perché mi ha pregato di fare partecipi anche altre persone. E comunque questo Elohim ci ha detto che loro sono amore, che potrebbero anche procedere a riparare i danni causati da noi sulla Terra, dove regna da molto troppo tempo l'ingiustizia, la sofferenza causata dall'uomo sull'uomo. Però loro devono rispettare la legge assoluta del libero arbitrio. E se una parte dell'umanità si oppone, loro possono solo stare a guardare. È chiaro, la parte ombra si oppone. Basterebbe che anche una piccola parte si disponesse a chiedere il loro intervento con cuore puro, chiederlo. Loro non possono intervenire se non vengono richiesti. Ma come potrebbe essere possibile questo quando la maggioranza delle persone non conosce nemmeno la loro esistenza? Io mi sono chiesta questo, e per quello che ne parlo. E una buona parte di coloro che invece la conoscono appartengono a quella schiera dell'ombra che volutamente vorrebbe impedire un loro intervento, perché loro hanno tutta la convenienza a lasciare che le cose rimangano così e che gli esseri umani rimangano in questa evoluzione e non procedano. E a quanto pare non si tratta solo dei terrestri amanti del potere, c'è pieno di terrestri che amano il potere, ma anche di esseri venuti da altri mondi presenti qui sulla Terra e che appoggiano questa chiusura e vogliono a tutti i costi impedire l'evoluzione dei terrestri, che a quanto pare li costringerebbe a andarsene dalla Terra. È chiaro che se cambia l'aria, cambia anche l'energia presente, cambiano le vibrazioni presenti sulla Terra e loro se ne devono andare. Tutto questo che io sto dicendo sembrano favolette. Ed è anche vero che non sono rivelazioni nuove, perché è da tempo che questi temi stanno affiorando. Ma un conto è leggerli in qualche testo un po' New Age, come ho sempre fatto io che le leggevo, e un altro conto è sentirselo dire direttamente e soprattutto sentire col cuore che corrispondono a verità. Perché intanto io lo ascoltavo e dicevo tra di me, cavolo, questo è quello che sento. Purtroppo so che una buona parte delle persone non darebbe nessun credito a quanto sto affermando, perché sono informazioni ricevute attraverso un sistema, quello della canalizzazione, che ha molti detrattori. Molta gente pensa che sia una cosa che non va bene o addirittura una cosa fasulla. Altri magari riderebbero e altri ancora li prenderebbero proprio come favolette che vanno bene giusto per minus habens, per degli impediti, come si suol dire. A noi comunque è stato chiesto, nella nostra azione di servizio, di operare con il cuore aperto e non agendo solo individualmente, ma cercando di formare un nucleo attivo e armonico, dare noi l'esempio per prime, per stabilire, almeno per quanto riguarda il nostro piccolo gruppo, quella unità che è la meta di tutti. Perché tutto è uno, io lo vado ripetendo da tempo, tutto è uno, quindi gli animali, le piante, tutto fa parte, tutto è assieme a noi, tutto fa parte di un uno. E il mondo dello spirito attende che l'umanità cominci a capire che noi siamo tutti collegati e quindi quando facciamo del bene a noi stessi, quando facciamo del bene agli altri è come se lo facessimo a noi stessi, ma quando facciamo del male agli altri è come se lo facessimo a noi stessi. E allora cara Germana, grazie di questo bellissimo intervento, assolutamente da risentire, e un grandissimo abbraccio e ci sentiamo il mese prossimo. Sì, salve a tutti, un abbraccio a tutti. Ciao Germana, ciao.